Buongiorno a tutti, grazie per essere e tutte, grazie per essere presenti, grazie della pazienza fino all'inizio di questo seminario e ringrazio gli oltre 400 iscritti che sono online e soprattutto ringrazio la dottoressa Marilou Mastrogiovanni che ci ha onorato della sua presenza perché appena affronterò il suo curriculum capiremo quanto Marilou sia davvero impegnata nel sociale, nell'umano, in una formazione essenziale per gli avvocati e per le avvocate. E lei stessa ci dimostrerà veramente lo spessore del suo intervento. Brevi cenni al suo curriculum perché è fondamentale capire quanto siamo onorati di questa presenza. Marilou comincia con laureandosi in lettere moderne all'Università Cattolica di Milano, prosegue con un diploma in regia e sceneggiatura cinematografica e televisiva, poi un master in comunicazione culturale e ambientale, diventa giornalista pubblicista e professionale, ma tutto questo nulla è in confronto al fatto che si impegna così tanto nel linguaggio umano e sociale che la Sacra Corona Unita pensa di darle fastidio dal 2007 in poi e lei è sotto scorta e in ogni caso ha ovviamente dei provvedimenti restrittivi nel Salento che chiaramente l'accompagnano in tutta la sua attività professionale, le condizionano anche, suppongo, la sua vita quotidiana. Marilou dal 2016 dirige questo forum delle giornaliste come un evento internazionale dedicato al lavoro d'inchiesta. Chiedo a Marilou quanto sia importante la capacità di divulgazione per una giornalista, ancora di più per evitare eccessive semplificazioni di tematiche importanti, non solo per affrontare la complessità della quotidianità di questo mondo moderno, per quanto liquido, ma molto, molto complesso. A te la parola. Grazie. Grazie Paola, grazie a tutti e a tutti per avermi voluto qui tra voi. Sono molto contenta perché parlare di informazione, comunicazione e responsabilità sociale con avvocati è davvero importante. Il vostro mestiere, come il nostro, tocca la vita quotidiana delle persone. E quindi è necessaria un'adeguata formazione sul tipo di linguaggio da utilizzare. Io ho preparato delle slide che vorrei condividere con voi, se siete d'accordo, perché ho preparato anche, diciamo, delle proposte, alcuni concetti, alcune esperienze che voglio presentarvi, anche alcuni risultati che sono frutto del lavoro di tante giornaliste esperte che si impegnano sui temi del linguaggio e della responsabilità sociale. Ci fanno capire perché è così importante lavorare sulle parole, scegliere le parole giuste quando si racconta una realtà. Perché la rappresentazione di quella realtà dipende proprio dalle parole che utilizziamo. Le parole non sono neutre. Le parole non sono neutre e ne abbiamo contezza tutti i giorni nel nostro lavoro e proverò anche a dimostrarvelo. Per cui io andrei subito avanti. Quanto tempo abbiamo? Abbiamo. Vi invito a fare domande anche tramite la chat che è qui, se avete voglia di interagire, se avete voglia di fare domande, toglietevi tutte le curiosità in maniera tale da avere un'interlocuzione quanto più proficua possibile. Io partirò raccontandovi brevemente che cos'è il Global Media Monitoring Project. Il Global Media Monitoring Project è un progetto internazionale esteso in tutto il mondo e include da quest'anno 116 paesi, dal 2020.
È una rilevazione su base volontaria che mobilita veramente centinaia di giornaliste, appunto in 116 paesi sparsi in tutti i continenti, per monitorare e analizzare la tipologia di notizie per come vengono date sui media. Soprattutto questo monitoraggio vuole capire, è un monitoraggio gender-based, come si dice, cioè è un monitoraggio che vuole capire come vengono raccontate le donne dai media e quanto frequentemente sono presenti all'interno dei media, tutti i tipi di media, soprattutto i media mainstream, cioè quelli, diciamo, a diffusione, quelli generalisti, ecco, i media statali o comunque quelli che non si occupano in maniera specifica, in maniera verticale, come si dice, di alcuni temi, ma trattano temi orizzontali, per intenderci, diciamo, tutti i canali dall'1 all'8 in Italia. È un monitoraggio che si fa ogni 5 anni e si analizza poi la tendenza per vedere come siamo messi. L'ultimo è del 2020 e si analizzano stereotipi e discriminazioni all'interno delle rappresentazioni dei media. In Italia, utilizzando il metodo del Global Media Monitoring Project, l'Osservatorio di Pavia ha analizzato per molto tempo i media nazionali. Quindi media mainstream, la RAI, Mediaset, la SET, per andare a vedere su 5 paesi europei, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Spagna, qual è la presenza delle donne e degli uomini nei TG, soprattutto nelle trasmissioni che danno notizia, ecco, nelle trasmissioni di informazione. E si occupa di tre aspetti, di analizzare tre aspetti. Chi fa la notizia, quindi le persone di cui si parla, chi sono le persone intervistate, chi dà la notizia e chi fa le notizie, quindi i conduttori e le conduttrici, e come sono costruite le notizie, sempre in una prospettiva di genere, per capire quale figura delle donne, quale figura di donna si rappresenta attraverso le notizie. E poi vedremo perché è importante fare questo tipo di analisi. I risultati soprattutto vanno ad analizzare i TG in prima serata, qui nella slide, senza stare ad elencarli, potete leggere quali sono i TG, e 12 edizioni per TG, una al mese, con rotazione di un giorno la settimana. Vi elenco, come ho detto prima, i TG che sono stati analizzati, sono tutti i TG RAI, tutti i TG Mediaset e la SET. E andiamo subito nel cuore dell'analisi. Chi è che fa le notizie? Chi è che fa notizia? Fanno notizia soprattutto gli uomini, cioè quando noi ci mettiamo davanti al TG, alla televisione, da casa nostra o vediamo il TG sul web, vediamo uomini che parlano di uomini per il 71%. Le donne sono rappresentate, quindi si parla nei TG di donne per il 29%. Ed è una tendenza abbastanza in linea con quello che accade in Europa. Questo accade in Italia, ma in Europa, diciamo, ci sono dei punti percentuali in più come rappresentazione delle donne, ma non si discosta di tanto. Paese per paese andiamo a vedere com'è la rappresentazione delle donne, quanto sono rappresentate le donne per il 24%. Quindi facendo 100 il TG, il 24% delle notizie parlano di donne. L'Italia ha la percentuale inferiore in Europa. Ma andiamo ancora più in profondità e vediamo quando le donne fanno notizia nei TG, perché come abbiamo detto il linguaggio non è neutro e io vorrei dimostrarvi oggi che il linguaggio non è neutro e la scelta delle notizie non è neutra e il come si raccontano le notizie non è neutro. Quindi
Questo 24% di donne che troviamo all'interno dei TG quando fanno notizia? Solo per il 18% quando si tratta di politica e governo. Quindi su materie hard, le donne vengono poco rappresentate, vengono poco consultate, non si dà voce alle donne. Si dà voce alle donne soprattutto quando ci sono notizie che hanno a che vedere con VIP, arti, media, materie soft che si ritengono soprattutto femminili. Scienze e salute per il 37%, questa è una buona notizia. Questioni sociali e legali per il 37%, e anche questa è una buona notizia. Anche se andiamo a vedere, diciamo, le percentuali della rappresentazione degli uomini, ovviamente sono maggioritarie. Questa è la comparazione tra l'Italia e il resto dei paesi europei monitorati. Quindi vediamo come l'Italia, a differenza degli altri paesi, è quella che dà voce alle donne nei telegiornali, soprattutto quando si tratta di VIP, arti e media. Quindi, diciamo, è una rappresentazione più stereotipata. La più stereotipata d'Europa è quella italiana. L'informazione più stereotipata in Europa è quella italiana. In Germania, per esempio, si parla di donne, o meglio, si dà voce alle donne, per il 49% quando si raccontano questioni sociali e legali. In Francia per il 29% quando si parla di politica, quindi si dà maggiore spazio in altri paesi europei rispetto all'Italia, dove le donne fanno notizia con VIP, arti e media. E fanno notizia le donne soprattutto. E questo è ancora più in profondità il fuoco dell'analisi. Diciamo, fanno notizia quando si tratta di VIP, arti e media, ma anche qui il linguaggio non è neutro. Quali donne vengono rappresentate quando si sceglie di dare voce alle donne? Sono donne che si vengono definite gente comune di cui non si conosce la professione. Quindi non solo si dà voce alle donne, soprattutto su materie che, diciamo, si pensa che siano più femminili, ma le donne, sono una massa indistinta. Non vengono sentite come esperte, non vengono sentite perché, si vuole dare spazio alla loro competenza, ma vengono sentite soprattutto come un brusio. Quindi le donne che vengono intervistate, il classico servizio al mercato, si chiede l'opinione della donna che passa, che viene, passa con i sacchetti della spesa, e si chiedono anche notizie a quelle donne, a quelle massaie. Quelle casalinghe si chiede l'opinione anche su questioni delicate, la guerra in Ucraina, il conflitto israelo-palestinese, il femminicidio di Giulia Cecchettin. Si dà più spazio alle voci indistinte piuttosto che alle competenze. E quindi si perpetua un'immagine della donna ancorata a dei ruoli tradizionali, che sono appunto i ruoli della cura della casa, dei figli, dei genitori, il ruolo di una donna che ricopre un ruolo tradizionale all'interno della famiglia, il cui ruolo è sempre collegato al suo status di relazione rispetto ad un uomo. Quindi una donna che fa la spesa perché è a casa, non lavora, è sposata e c'è a fianco a lei o sopra di lei un uomo che porta a casa i soldi e
chi ha il potere. Questo è il sottotesto. Dunque, quale ruolo? Appunto, ho parlato di ruolo e di status. I ruoli soprattutto sono quelli comuni, quindi le donne sono ascoltate in quanto persone di genere femminile che ricoprono dei ruoli comuni, cioè viene chiesta la propria esperienza personale in quanto testimone oculare, sì, ho sentito, mi hanno detto che il quartiere è scioccato da questo femminicidio, ecco. Oppure si chiede un'opinione popolare. Questi sono soprattutto i temi per cui vengono interpellate le donne, molto meno in quanto protagoniste, in quanto portavoce di un pensiero, di un movimento, di un partito politico, perché poi tra l'altro non ce ne sono, e qui si apre tutto un altro discorso sul tetto di cristallo, appunto sui ruoli ricoperti dalle donne. Ancor meno come esperte o commentatrici. Questo rispetto all'Europa, abbiamo già visto che l'Italia, rispetto ai paesi europei, è quella che privilegia i ruoli nei TG, i ruoli più stereotipati attribuiti alle donne, quindi è quella che sente le donne su notizie soft e per ruoli comuni. Quindi per opinioni personali piuttosto che per la propria competenza. Le donne fanno notizia di più degli uomini quando sono vittime. E qui diciamo ci manca un dato, però la mia esperienza mi porta a fare la considerazione che sto per fare. Non perché le donne siano più degli uomini vittime di episodi di cronaca nera, efferati, perché se andiamo a vedere nella cronaca nera le notizie che riguardano degli uomini in quanto autori di crimini, sono soprattutto gli uomini che commettono dei reati. Ma le donne, pur commettendo meno reati, conquistano i TG, soprattutto i TG nella sezione cronaca, cronaca nera, quando sono vittime. E anche qui dovremmo poi andare a vedere come, e lo vediamo, se abbiamo tempo, io vi ho portato molti, molti esempi. Quando sono vittime di un reato, senza andare a pensare ai femminicidi, più volentieri le notizie si soffermano su particolari, scabrosi, morbosi, che vanno anche a ledere la privacy della vittima, della donna. Si parla di doppia, vittimizzazione, di rivittimizzazione della persona che è già oggetto o vittima di reato, anche se non si tratta di un reato efferato, però quando si va a scavare nella privacy o si danno particolari morbosi, la donna viene messa alla gogna e TG prediligono questo tipo di notizia. E noi giornaliste lavoriamo tanto, vi farò vedere come. Lavoriamo all'interno della categoria e anche nel sociale per scardinare questi meccanismi di rappresentazione dannosa. Andiamo poi a vedere chi è che conduce il TG. E qui sembra una buona notizia. Sembra una buona notizia perché in Italia vediamo che il 58% sono donne e quindi noi diciamo, bah, finalmente, finalmente le donne Infatti. hanno voce. In verità, si predilige la conduttrice al conduttore nei TG perché intanto si ha quello che viene definito l'estetizzazione della donna, no?
non ci sono conduttrici brutte. Assolutamente. Non ci sono, all'estero sì. All'estero, anche in televisioni nazionali, ci sono conduttrici anche disabili, anziane, con i capelli bianchi. In Italia è impensabile. Impensabile. Quindi quella che sembra una buona notizia, in verità, è la manifestazione, anche ancora una volta, di un ruolo che viene disegnato attorno alla donna e all'interno della donna, all'interno del quale la donna rimane ingabbiata. Quindi donne giovani belle usate come cornice delle notizie. E chi fa le notizie? Qui siamo, diciamo, al 50-50, per una volta, nel senso che nelle redazioni ci sono tante donne quanti uomini. Le notizie sono costruite tanto da giornaliste quanto da giornalisti. Però poi dovremmo andare a vedere, e con Giulia Giornaliste, che è l'associazione di cui faccio parte, di cui sono una delle fondatrici, è un'associazione nazionale che si occupa proprio di lavorare sugli stereotipi, sull'analisi degli stereotipi e delle discriminazioni all'interno del linguaggio. Analizziamo proprio questo, e cioè quante sono le donne che ricoprono ruoli di vertice all'interno dei TG o in generale dei giornali. Si contano sulle dita di una mano le direttrici, le caporedattrici magari sulle dita di quattro mani, però sono molto meno rispetto agli uomini. Ed è anche questo importante, è importante che capire e rilevare quante donne ci siano ai vertici nelle redazioni, perché le redazioni sono organizzate in maniera verticistica, piramidale. È vero che il giornale è un lavoro collettivo di squadra. Il giornale ogni giorno viene discusso dalla redazione, ma poi c'è uno o una che decide. Ed è il caporedattore, la caporedattrice, o il direttore o la direttora che possono dare la linea. Se la linea non la danno le donne, la rappresentazione ovviamente prende una piega che va in una direzione diversa. Ecco, sicuramente prende una direzione diversa. Quello che stai dicendo, Marilu, mi fai pensare, perché chiaramente certe parole, specialmente in questo mondo globalizzato, alla fine sono talmente divulgate che perdono quasi il significato che esse contengono, nel senso che noi sentiamo sempre parlare di discriminazione delle donne. È quasi stufa questa parola. Però quello che stai dicendo tu oggi è che dietro questa parola discriminazione e questi dati che ci stai portando c'è uno studio neuroscientifico, direi, per arrivare a delineare una figura di donna come vittima. Non solo quindi la massaia, la casalinga, è proprio cioè è ancora di più, è un messaggio subliminale che vuole una donna. Non lo so, Sottomesso. sotto me. Dunque, non parlerei di linguaggio subliminale, ma di un adeguarsi a un tipo di rappresentazione della donna che è quella condivisa dalla maggioranza. Cioè, se la maggioranza nei secoli ha relegato la donna ad un uomo, ad un ruolo subalterno, la rappresentazione della donna nei media rispecchia quel ruolo che è stato attribuito alla donna. Dobbiamo ricordare sempre che il genere è socialmente attribuito. Mi spiego. Il sesso è biologico, è quello con cui nasciamo, indipendentemente adesso dal fatto se uno ci si riconosca o meno. Non sto Non parlando di c'entra. questo, non c'entro. Parlo del sesso biologico, è quello con cui nasciamo, ma il genere è un prodotto culturale. Ci insegna questo la sociologia.
Il genere è un prodotto culturale, significa che fin da bambine ci insegnano ad essere bambine, a comportarci da bambine e ci insegnano ai bambini ovviamente a comportarsi da maschi, ovvero le caratteristiche che dalla società sono riconosciute come positive per il genere maschile vengono inculcate ai bambini. Devi essere forte, non piangere come una femminuccia. Stai attento alla sorellina. Stai attento tu alla sorellina perché tu sei il maschietto. Alle bambine si insegna a essere buone, fai la brava bambina, a essere remissive, a vestirsi di rosa, è il colore delle bambine. Ricordiamoci che il rosa era un colore maschile fino al 1800, poi è diventato femminile con la Barbie. È stata Barbie che ha inserito, diciamo, ha utilizzato il rosa come colore per gli abiti ed è diventato il colore femminile per eccellenza, ma fino al 1930-40 il rosa non era assolutamente un colore femminile. Non resisto ad aspettare, ti Dai, devo dai, vai, chiedere vai. la sacra corona. Sì. Perché? Ah, quindi cambiamo Sì. completamente. Dunque, qui ti sorprenderò con un ragionamento che associa i miei studi e il mio impegno sul linguaggio di genere e per una corretta rappresentazione sui media delle donne, delle persone oppresse, fragili, cioè corretta rappresentazione anche dei migranti e dei detenuti e dei bambini. In generale delle persone fragili e oppresse, con la Sacra Corona. Che cosa c'entra? Questo impegno sul linguaggio con la Sacra Corona. Io mi occupo, sono una giornalista investigativa, scrivo inchieste da 20 anni, da quando ho fondato il giornale d'inchiesta Il Tacco d'Italia che dirigo. Ci sono due pagine su Wikipedia per chi fosse interessato. Grazie. Studiando la Sacra Corona e i collegamenti della Sacra Corona con le mafie regionali, nazionali e internazionali, ma in generale studiando le mafie e i meccanismi mafiosi, la cultura mafiosa, mi sono accorta che alla base della mafia, No, mi no, no. sono accorta che alla base della cultura mafiosa c'è la stessa cultura patriarcale che è alla base del femminicidio e della violenza di genere. Quindi, che cosa c'entra il femminicidio con la mafia, che cosa c'entra la violenza di genere, il linguaggio di genere con la cultura mafiosa? Sono espressione della stessa cultura violenta, che è una cultura di sopraffazione, che può riguardare la società, può riguardare gruppi sociali attraverso meccanismi complessi di cui insomma andremo fuori fuoco a parlarne, ma che prevede la sottomissione di gruppi sociali, di interi gruppi sociali alla cultura mafiosa e l'adesione delle donne a quella cultura mafiosa. Le donne si fanno promotrici ed educatrici di quella cultura mafiosa all'interno della famiglia. Quando i boss vengono arrestati, sono le donne a tenere le redini. Abbiamo visto ieri l'arresto della figlia adottiva, tra virgolette, diciamo, di quella che Matteo Messina Denaro considerava figlia, e l'arresto già nelle settimane precedenti della sua compagna de facto. Erano loro che tenevano le redini del clan perché garantivano la comunicazione tra il vertice
e il resto dell'organizzazione mafiosa, quindi un ruolo centrale di connessione, un ganglio importantissimo di comunicazione. Anche qui torna in ballo il discorso sulla comunicazione. Quindi questo lega anche, se vogliamo, il mio impegno come giornalista investigativa che si occupa, che scrive di mafia, e anche il mio impegno sulla responsabilità sociale del linguaggio di genere. Connesso a È questo punto. connesso, assolutamente connesso. Sì. Prosegui. Dunque, sono andata un po' avanti perché voglio arrivare ad alcune questioni molto attuali. Come dicevo prima, il fatto che ci siano donne ai vertici nelle redazioni non è neutro. E questi dati che vi faccio vedere in questa slide lo dimostra perché sono soprattutto le donne a parlare di donne. Quindi, quando ci sono le donne nelle redazioni dei giornali, sono soprattutto loro, per il 56%, che scelgono di parlare di donne. Poi questo però non significa che ne parlino nel modo corretto, perché comunque si adeguano a quegli standard che abbiamo visto. Però è un inizio e qui entra in ballo la formazione sui giornalisti e sulle giornaliste. E io mi occupo di questo, mi occupo all'interno dell'università, sia nei corsi di laurea di comunicazione, sia all'interno del master in giornalismo. Spingo molto sul linguaggio, analizzando le notizie, ma anche andando a costruire dei device, dei meccanismi di rilevazione degli stereotipi all'interno delle notizie pubblicate per capire in che direzione va il linguaggio, soprattutto per formare i futuri giornalisti professionisti e giornaliste professioniste ad usare il corretto linguaggio. Quando parlano di donne, migranti, detenuti, quindi di persone trattate come minoranza. È vero che noi, ecco, un altro aspetto su cui vi invito a riflettere, e anche qui mi viene in soccorso la sociologia. Le donne sono la maggior parte degli esseri umani. Sulla Terra ci sono più donne che uomini. In Italia siamo più donne che uomini, ma sono gli uomini a comandare, sono gli uomini a ricoprire i vertici più importanti. Sono gli uomini ad essere violenti nel linguaggio Sono gli uomini a essere violenti nel linguaggio, verso le donne. verso le donne, e le donne, nonostante siano la maggioranza, vengono trattate da minoranza. Al pari di altre categorie minoritarie, quantomeno numericamente, appunto i migranti, i detenuti, quindi c'è una maggioranza che racconta un mondo, che rappresenta un mondo, che è il mondo di quella maggioranza, in cui quella maggioranza si rispecchia. E le donne, anche se numericamente sono più numerose, vengono trattate da quella maggioranza come una minoranza. Vengono quindi marginalizzate, vengono vittimizzate, sono oggetto di stereotipi e discriminazioni, come le altre minoranze. Volevi dire qualcosa, forse? Che linguaggio e potere. Il linguaggio è potere. Ma nel caso del giornalismo deve essere un servizio, deve essere uno strumento di servizio e non di potere. Difficilissimo, però dobbiamo farlo, non pone la nostra deontologia professionale. E questo è un progetto molto bello di Giulia Giornaliste che si chiama 100 donne contro gli stereotipi. Vediamo se va, non lo so se è possibile collegarsi, ci provo, vediamo. Sì. No, sul nostro non viene trasmesso. Ma si sente? Non viene trasmesso. A spiegare e interpretare il mondo in qualità di esperti sono quasi sempre gli uomini. Nel 76% dei casi, secondo i risultati mondiali dei prova di media monitoring.
2020, la ricerca internazionale più autorevole e longeva sulla presenza delle donne in India. In Italia, nelle media tradizionali, le donne interpellate come esperte sono il 12%. Ci sono e possono svegliare un linguaggio mediatico che ignorando disconosce il ruolo delle donne nella società, dalla famiglia alla scienza. Per questo, l'Osservatorio di Italia e l'Associazione di Giornalisti, con lo sviluppo della Fondazione Bracco e con il supporto della rappresentanza d'Italia della Commissione Europea, hanno lanciato nel 2016 100esperte.it, una banca dati online libera e gratuita all'uso di giornaliste e giornalisti, organizzatori di festival e di contenuti. In pratica, un efficace strumento anche cresciuto nel tempo per la ricerca di fonti femminili competenti e voci prestigiose e autorevoli che possono contribuire al dibattito pubblico. Oggi, 100esperte.it porta 361 nomi di donne competenti ed eccellenti nell'area esterna, cui si sono aggiunte numerose esperte di finanza dal 2017, politica internazionale dal 2019, storia e filosofia nel 2021. La selezione degli esperti è realizzata secondo precisi criteri di selezione, pubblicati sul sito in collaborazione con il Centro dell'Università degli Studi di Milano per l'esterno, con l'ISTI per l'economia internazionale, con docenti dell'Università Bocconi per economia e finanza, dell'Università di Milano di Bocca per la filosofia e dell'Università di Cagliari per la storia. Il progetto vuole il patrocinio della RAI, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e della Consigliera Nazionale di Parità, istituita nel Ministero del Lavoro. Secondo un rapporto dell'OCSE, nei prossimi 8 anni il PIL mondiale potrebbe aumentare più di 2 punti percentuali se i dati di partecipazione delle donne all'economia si dimezzassero. Valorizzare le competenze delle esperte è importante per avere un sguardo lungimirante sul futuro democratico inclusivo che possa garantire più ricchezza per tutti. Le donne competenti ci sono, interpelliamole. Adesso lo riduco il fondo. Dove stanno le mie slide? Servirebbe il tecnico. Non le vedo. Allora, questo è il PowerPoint. Forse qua. Vito, puoi chiamare Stefano? No, aspetta, aspetta, forse. No. Ho visto. No. Qua. No. E vedi, mi va qua. Forse con due clip. Ecco. Sì. Ok, spero che si veda. Sì, il microfono anche mi dà. Ok. Dunque, allora, il ragionamento che ho fatto prima mi porta qui. Cioè, la rappresentazione della donna che viene fatta sui TG, sui media, è una rappresentazione stereotipata. Non si dà voce alle esperte perché poi diciamo spesso l'obiezione che ci viene fatta dai colleghi maschi nelle redazioni è sì, e vabbè, ma non ce ne sono esperte, come facciamo, no? E quindi dobbiamo sentire per forza i maschi. Quindi con questo progetto Giulia Giornaliste va alla base del problema, lo vuole scardinare, quantomeno vuole diciamo tagliare le gambe a questa scusa, che è una scusa, non ci sono le esperte, eccole, 100 donne contro gli stereotipi, non sono 100 ma sono centinaia e sono destinate a crescere, quindi una banca dati dove si può attingere per decostruire quel tipo di narrazione che vede la donna appunto relegata nei ruoli tradizionali. Questo progetto è diventato anche un progetto europeo, quindi a livello europeo c'è una banca dati che raccoglie le esperte di vari settori disponibili a essere intervistate, diciamo che abbiano anche una certa voglia di mettersi in gioco, di esprimersi in maniera semplice e esporre in maniera divulgativa con concetti complessi. Un altro progetto, questo è quello che ho fondato io nel 2016, è il Forum delle giornaliste del Mediterraneo. Il sito, tutte le informazioni le trovate su www.giornaliste.org, ed è un,
un forum che vuole dare voce alle giornaliste d'inchiesta dei paesi mediterranei, mettendole in rete con esperte accademiche, ma anche attiviste. Quindi parliamo dei temi più discussi durante l'anno. L'ottava edizione si è chiusa da poco. Lo organizziamo sempre a Bari nella settimana del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e cerchiamo di dare un taglio decoloniale, intersezionale ai temi che affrontiamo, chiamando a raccolta qui a Bari esperte, giornaliste, attiviste da tutti i paesi del Mediterraneo. L'ultima edizione erano circa un centinaio di ospiti presso l'Università di Bari. L'anno prossimo coinvolgete l'ordine. Volentierissimo, come no. E questo era il tema di quest'anno, non machine learning è, per dirla in parole povere, l'intelligenza artificiale, no? Di cui si parla tanto, che attraverso la quale si possono costruire notizie assolutamente verosimili, ma completamente inventate. E abbiamo visto tutti l'arresto di Donald Trump, addirittura picchiato dalla polizia con il manganello, sembrava vero, oppure il Papa con il piumino bianco Moncler sulla neve. Il tema dell'intelligenza artificiale già si presta ad un'analisi di genere. Ecco perché il gioco di parole woman machine learning, quindi donna, uomo, ecco, abbiamo voluto giocare in questo modo, perché se l'intelligenza artificiale è costruita, si basa ovviamente su un enorme database mondiale di tutto ciò che è stato pubblicato fino al 2020-2021, no? Attinge a quelle notizie per proporre, se usate, probabilmente l'avrete già fatto, ChatGPT, risponde attingendo a quei testi ed elaborandoli. Ecco, se quei testi sono come li abbiamo visti, cioè pieni di discriminazioni e stereotipi, l'intelligenza artificiale non può far altro che amplificare quegli stereotipi e quelle discriminazioni, rafforzandoli. Quindi, quelli che si chiamano bias, cioè diciamo un meccanismo di riconoscimento stereotipato immediato, è fuorviante, sbagliato, viene a essere amplificato ancora di più. Quindi, diciamo, è anche un alert che abbiamo voluto mandare alla comunità internazionale dei giornalisti, e l'Ordine dei giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa ci ha chiesto anche di prendere posizione con un disclaimer, con una declaration su cui hanno lavorato alcune esperte ed esperti e che abbiamo pubblicato sul sito, per cui diciamo invitiamo tutti ad una maggiore Presa di consapevolezza, presa coscienza. di coscienza, senz'altro. E la rassegna Sui Generis è un altro progetto di Giulia Giornaliste che va proprio in questa direzione. Che cosa fanno le colleghe che curano la rassegna Sui Generis? Noi la presentiamo ogni anno al Forum delle Giornaliste del Mediterraneo. Settimana per settimana prendono le prime pagine, le prime pagine dei giornali, analizzando gli editoriali e i commenti in prima pagina e le interviste, e andando a vedere quante sono le donne e quanto sono gli uomini intervistati oppure che firmano le notizie. Come potete vedere, gli uomini sono, questa è l'ultima settimana, diciamo, della rilevazione disponibile, firme in prima pagina 807 sul totale dei giornali analizzati, uomini 807 uomini, 294 donne. Quindi ancora una volta le voci forti sono quelle maschili. Gli editoriali, i commenti in prima pagina sono scritti da 161 uomini e solo da 29 donne. Le interviste riguardano 208 uomini e 63 donne. Questo solo per fermarci ai numeri, e poi se andiamo a vedere i titoli, un altro tipo di analisi che anche facciamo, però più o meno vi ho illustrato anche il metodo che utilizziamo.
E quindi ci sforziamo di cambiare le parole, non solo da una parte la responsabilità sociale del nostro essere giornaliste va nella direzione del creare le condizioni per far sì che ci siano più donne nei giornali, più donne nelle prime pagine, più donne consultate come esperte. Ma l'impegno va nella direzione del cambiamento del linguaggio e quindi anche del creare degli strumenti deontologici a disposizione delle colleghe e dei colleghi che poi i colleghi e le colleghe devono Utilizzare. utilizzare. Quindi una volta c'era il delitto passionale. Non vi insegno niente, sono all'ordine degli avvocati. E prima era il delitto passionale, poi da quando Giulia Giornaliste è riuscita a mobilitare migliaia di colleghi e colleghi, abbiamo il femminicidio. No, è stata introdotta la parola femminicidio in Italia perché Giulia Giornaliste ha iniziato a dire usiamola, questo non è un omicidio di una donna uccisa perché lui l'amava troppo. Ma è un femminicidio, quindi usiamo la parola femminicidio, una donna uccisa perché è donna. Purtroppo ancora oggi, parliamo del 2012, quindi 11 anni fa, Giulia giornaliste nasce nel 2010-2009, per la prima volta Treccani nel 2012 inserisce il neologismo femminicidio. Quindi capite che cosa ha significato questo impegno Per le persone. da parte delle giornaliste, di Giulia Giornaliste, sensibilizzare la categoria e poi l'opinione pubblica ed è per utilizzare la parola femminicidio. Perché poi dall'utilizzo della parola femminicidio si passa, il focus passa sugli strumenti culturali che servono e che sono necessari per far sì che questo non accada più. Quindi chiamiamo prima le cose con il loro nome, poi troviamo il modo per contrastare questo fenomeno. È il nostro un impegno culturale. Sì, la responsabilità sociale proprio risponde ad un dovere etico. Un dovere etico di cui ci facciamo carico, io con altre, siamo diverse centinaia in Italia. Giornaliste, iscritte a Giulia Giornaliste, i progetti sono tantissimi e questa è una delle cose più, credo, importanti, una veramente dei goal più centrati, Sicuramente. perché è in atto una rivoluzione, è un atto, una rivoluzione nel panorama, una rivoluzione culturale, diciamo. Noi la vediamo dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, più volte si è fatto ricorso al termine rivoluzione, e forse è iniziata sicuramente nelle giovani generazioni che sono capaci di distinguere stereotipi e discriminazioni già a partire dal linguaggio. Quindi. Speriamo solo di non eccedere e abusare della parola patriarcato, svilendo il suo significato. Non credo che questo possa accadere, credo che allora il sistema patriarcale, come tutti i sistemi complessi, tende a mantenere il potere che ha e a mettere in atto ogni strategia perché quel potere rimanga. Quindi anche sminuire l'utilizzo, lo storcere il naso di fronte all'utilizzo della parola patriarcato, secondo me può far parte di una strategia messa in atto dallo stesso patriarcato per continuare ad esistere. E quello che intendo dire è Esatto. svilendo il suo significato, il suo Esatto. intrinseco significato, perché questo Esattamente. è veramente un sistema culturale che dura da troppi anni Certo, ma e si prevedono è già in almeno tre atto. generazioni ancora. Ma è già in atto perché sui media, sui social media, vengono ridicolizzate le giornaliste che utilizzano questa parola. E quindi, e adesso va bene, adesso è tutto patriarcato.
Ce l'aspettavamo, voglio dire, non, i risultati comunque li abbiamo raggiunti e continueremo. Speriamo in Boma che dice che poi alla fine queste parole negli anni, nel tempo, assumono, ritornano nel loro significato originario, contraddistinguendo proprio un sistema di fatti. Certo. Quindi restiamo sempre fiduciosi. Sì, assolutamente. Continuiamo ad analizzare i media perché nell'informazione italiana, nonostante appunto l'introduzione della parola femminicidio e di tutto ciò che ne consegue, quindi la riflessione sul fenomeno come fenomeno culturale, espressione di una cultura patriarcale, però sui giornali si continuano ad usare queste espressioni qua, il dramma della gelosia, il rapporto di follia, la furia omicida. Esplosione di rabbia o gelosia, un amore tormentato estremo, un corteggiamento assillante e poi la peggiore di tutte, il delitto passionale, che come sappiamo è stato eliminato, è stato abrogato nel 1981, è il delitto d'onore, particolarmente odioso, si fa riferimento non a caso all'onore, all'onore che è un tipo di onore identico a quello espresso dalla cultura mafiosa. E anche qui torna quel parallelismo di cui parlavo prima. Mentre invece il femminicidio è un omicidio di una donna in quanto donna, non collegato a, diciamo, alle sue relazioni con altri, con il suo compagno, il suo marito, non fidanzato, ma è connotato proprio per essere o meglio, l'Accademia della Crusca invita anche ad usare la parola umanicidio, perché già l'omicidio è nel seme della parola, c'è cioè la parola uomo. È vero che anche nella parola umanicidio si fa riferimento a umanità che deriva dalla parola uomo, però è più generico, ecco. E appunto c'è la percezione di possesso dell'assassino verso la sua vittima. E per arrivare a questo, per arrivare ad accettare, a far accettare la parola femminicidio, abbiamo dovuto lavorare come giornaliste su alcune frasi che sono frasi stereotipate che connotano le bambine, le donne in quanto donne. Cioè si attribuisce quel ruolo, no, di gentil sesso, la gentilezza. E qui è un discorso, diciamo, un po' più complesso sui trans, e io lo associo spesso, diciamo, al discorso che faccio sugli stereotipi veicolati attraverso le parole, perché anche i trans sono oggetto di questo tipo di stereotipizzazione, ma anche la parola badante, attribuita sempre alle donne, è una parola densa di stereotipo, così come il sesso debole, perché poi c'è il sesso forte, o la casalinga, no? La casalinga è sempre donna, il casalingo non è mai uomo, l'avvocato è maschio e l'avvocata si fa più fatica ad accettarla, anche se in una delle preghiere più diffuse della religione cattolica abbiamo la Salve Regina, avvocata nostra, perché diciamo. La religione è veramente lungimirante, in fatto di comunicazione sono davvero molto bravi. E nonostante questo, comunque, il termine avvocata no, sembra una diminuzio, no? Sembra una diminuzio. E questa slide è molto fitta, ma volevo un attimo presentarvelo questo, volevo insomma leggervi queste raccomandazioni della Crusca perché sono recenti, sono del 2023 e sono in risposta ad un quesito del Comitato Pari Opportunità del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, quindi vi riguardano, e perché la Crusca invita chi opera nel settore del diritto e dell'amministrazione della giustizia. Così chi opera nella burocrazia delle istituzioni pubbliche a tutti i livelli, le invita ad utilizzare regole stabilite da tempo, cita Alma Sabatini che ha fatto scuola, diciamo il primo modello proposto per il linguaggio di genere, per l'utilizzo del linguaggio di genere nella pubblica amministrazione.
La Crusca invita proprio chi lavora nel vostro settore ad usare il linguaggio di genere. E quindi avvocata sì, altro che avvocata no, non c'è da fare distinguo, non c'è da dire suona male, non c'è da dire ma siccome si tratta di un ruolo, il ruolo è maschile, quindi avvocato, no. I ruoli di vertice sono considerati maschili perché sono stati sempre ricoperti da uomini fino ad oggi. Nel momento in cui quei ruoli sono ricoperti da donne, vanno declinati al femminile, semplicemente perché prima non c'erano le avvocate, oggi ci sono. Prima non c'erano le presidenti del consiglio, oggi c'è la presidente del consiglio, anche se vuole farsi appellare con il presidente, ma la Crusca dice che è sbagliato e quindi abbiamo tutta la comunicazione ufficiale, anche internazionale, con un errore di grammatica. E quindi che cosa dice la Crusca? Dice di evitare in maniera assoluta il maschile singolare perché a torto considerato non marcato, da alcuni definito inclusivo, cioè se si tratta di maschi e femmine va declinato tutto al maschile. Non è esattamente così. Evitare l'articolo determinativo prima dei cognomi femminili, quindi non la Meloni e Tajani, ma Meloni e Tajani. Perché mettere quell'articolo davanti è come dire che, anche lì, quella sì che è una diminuzione, è come dire che siccome normalmente sono tutti maschi, quando si tratta di una donna, c'è la presenza di una donna, va specificato. La Meloni, no, Meloni e Tajani. Accordare il genere degli aggettivi con quello dei nomi che sono in maggioranza o più vicini all'aggettivo. Quindi non è vero che quando ci sono maschi e femmine va tutto declinato al maschile. No, declinare con quelli che sono in maggioranza. Ci sono cinque donne, elenchiamo cinque donne e un uomo. Fino ad oggi abbiamo detto tutto al maschile, perché sennò l'uomo poverino poi che fa? Viene declinato al femminile? Sì. Perché le donne sono la maggioranza, fino adesso ci sembrava normale declinare il maschile anche se erano tutte donne e un uomo, adesso non deve essere più normale. E quindi si declina con il nome più vicino, il genere del nome più vicino all'aggettivo. E quindi usare il genere femminile per i titoli professionali che sono riferiti a donne, quindi non solo avvocata, che quello è proprio scontato, ma attenzione, attenzione. Pubblica ministera. Sembra brutto, sembra cacofonico, non ci interessa. Non ci interessa. La lingua è una questione anche di abitudine, Sicuramente. un'abitudine. Quindi 20 pubblica, giorni. pubblica ministera. Lo dice la Crusca, l'ha scritto. Questo lo trovate sul sito dell'Accademia della Crusca. È molto più complesso, più, diciamo, io vi ho fatto un estratto, però vale la pena. Ed è la risposta al quesito del 27 gennaio 2023. Quindi se digitate Crusca 27 gennaio 2023 trovate tutto e sono delle ottime indicazioni deontologiche, consentitemi, perché appunto le parole costruiscono mondi oppure li distruggono e dobbiamo usare le parole giuste. Come siamo messi? Che tempi Ma abbiamo? infatti c'è una domanda se la vuoi Sì. considerare adesso. Allora, Vera Lisa Massari che ti saluta e Grazie, Veralisa. chiede, riguardo alla comunicazione della violenza di genere, ci siamo sempre dette che esiste la difficoltà di esame dei dati, la necessità di denunciare la difficoltà soggettiva e oggettiva di farlo. Mi sono chiesta e mi hanno chiesto di recente se esista un effetto emulativo nella diffusione delle notizie riguardanti la violenza di genere. E quindi ti chiedo se tra le giornaliste e se nella sociologia ci sia questa riflessione, problematizzazione, se ne è discusso sui suicidi. Sì, c'è discussione su questo, sul rischio di emulazione quando si danno notizie di stalking, notizie relative anche al revenge porn, quindi persecuzione tramite i device digitali. E anche sul femminicidio.
Ecco perché diciamo non è provato, è come diceva Lisa, sì, c'è problematizzazione su questo, si discute, si pone il problema, non c'è prova che effettivamente ci siano stati dei casi di emulazione, però il rischio c'è, ma è scontato quasi che ci sia perché soprattutto in soggetti fragili, magari o in personalità non completamente strutturate, anche nei più giovani, negli adolescenti, ci può essere il rischio. Ci può essere il rischio, però io ritengo che intanto appunto dipende da come vengono date le notizie e dal linguaggio che si usa, perché quello è fondamentale. È fondamentale e quindi portato diversi esempi quando due ragazzi scompaiono, come Giulia Cecchettin e il suo assassino, quando due persone, due giovani scompaiono, ecco, tanto più che già fin dall'inizio si avevano dettagli di quanto accaduto, c'era stato già il dettaglio di un testimone che aveva detto di aver sentito urlare. E subito si erano scoperte delle macchie di sangue nel parcheggio. Quindi continuare a raccontare questa scomparsa come una fuga d'amore tra due ex fidanzati è stato a mio parere veramente molto molto grave. Voglio andare avanti. Qui avevo perché è uscito il discorso e quindi mi fa piacere. Io qui avevo portato alcuni esempi, proprio a volo d'angiolo ve li faccio vedere per fare un ragionamento su come ci sia reticenza ad usare parole, le parole giuste quando parliamo di ruoli apicali delle donne, quindi casalinga sì, avvocata no, c'è reticenza, ma non c'è assolutamente reticenza quando si devono offendere le donne anche sui giornali con insulti sessisti. Quindi la Gabanelli, scusate, ho detto la Gabanelli oca, stupida, aveva fatto un'inchiesta molto strutturata, come tutte le inchieste di Gabanelli, sui piumini, sull'utilizzo delle piume, diciamo il maltrattamento degli animali che vengono poi utilizzati per realizzare i piumini su Moncler. Quindi vedete che tipo di titoli sono veri, addirittura epiteti sessisti, offese sessiste, anche Su che da giornale? più che No, altro era un da notiziario parte di chi? web. Da parte di chi? Voglio dire, anche persone, diciamo, che dovrebbero essere illuminate, ma abbiamo visto che la cultura, questo tipo di cultura è trasversale. Insulti contro giornalisti uomini, nessuno. Quindi qui io ho presentato anche alcuni casi interessanti, anche regionali, che mettono in evidenza proprio questo utilizzo di stereotipi in relazione alle donne. Qui c'era, questo è il Corriere del Mezzogiorno, qui c'era un provvedimento dell'università che riguardava il conflitto di interessi, cioè appunto il codice etico. In base al codice etico non ci possono essere persone legate da rapporti di parentela nei concorsi. Ecco. Però il giornale titola sulle mogli, perché si dà per scontato che cosa? Che ci sono più maschi docenti universitari, quindi no alle mogli in cattedra, mentre invece era un, un provvedimento relativo in generale ai rapporti di parentela, non alle mogli e ai mariti. Questo è più neutro, diciamo, i coniugi come parenti vanno esclusi dai concorsi, non mogli e mariti, qui almeno c'è par condicio, e anche questo, mariti e mogli, cita, mariti e mogli entrambi, né mogli né mariti, mettendo prima le mogli, ovviamente. La moglie non è un parente, ma va esclusa lo stesso. Il titolo in basso, sempre sulle mogli. Questo invece è un altro caso veramente eclatante,
che ha avuto come oggetto l'ex ministra Madia del governo Renzi. Madia era andata a prendersi un gelato tranquillamente per i fatti suoi, qualcuno l'ha paparazzata e su questo gelato si è costruito, appunto, come dicevamo, si possono costruire mondi o distruggere. Si è costruito un castello di fango, assolutamente senza motivo, semplicemente perché si è messa alla berlina una donna che mangiava un gelato ed era una donna di potere, che evidentemente associava nel gesto del gelato, del mangiare il gelato, si associava a un gesto fallico e quindi hanno riempito le pagine dei giornali con questo. Con le foto di lei che mangia il giornale e tutti i titoli, adesso non li leggiamo perché voglio andare veloce, tutti i titoli erano relativi al fatto che lei ci sa fare col gelato. Ecco, ce l'ho il titolo, di Madia che ci sa fare col gelato. Tutti, giornali di destra, giornali di sinistra, giornali di gossip, poi ci sono stati gli editoriali, poi signore e signorini, questo è Gramellini, anche il titolo, cioè teoricamente Gramellini stava scrivendo un editoriale indignato perché tutto era partito da Signorini che aveva pubblicato questo servizio. Ma anche nel titolo signore e signorini già c'è lo stereotipo, quindi diciamo anche quando si impegnano non ce la fanno, o lo fanno apposta, o lo fanno, ecco, ci sa fare col gelato, vedete il titolo di chi. Poi c'è chi la difende, se la, ovviamente Annalisa Chirico, se la ministra è di sinistra paparazzarla è vietato. No, non è questo, è che è assolutamente volgare, sessista, fuori luogo. Ecco, veramente tanti. Invece, questo mi piaceva perché vi propongo lo stesso giornale, la copertina di Vanity Fair, due persone del governo Renzi. Qui è la copertina di Renzi, vedete lui quanto è piacione, no? Come sempre, si sistema la cravatta. Uomo di successo, c'è il servizio all'interno abbastanza piegato. In basso l'ho messo in evidenza. Attenti genitori, io ho 16 anni, ragazza squillo. Ed è assolutamente spiazzante. Perché? Perché da una parte si propone lo stereotipo dell'uomo di successo, dall'altra, anche se si tratta di una ragazza minorenne, quindi di una vittima, si usa l'espressione ragazza squillo. Una ragazza di 13 anni non è una squillo, è semplicemente una vittima di violenza, vittima di pedofilia. E infatti, Giulia giornaliste, sottolineando proprio la gravità di queste, di questo utilizzo di questa parola, baby squillo, ragazza squillo, insieme al gruppo di lavoro delle pari opportunità del Consiglio Nazionale dell'Ordine, nel 2016 ha spinto perché si approvasse un ordine del giorno che è stato approvato all'unanimità, che mette al bando l'espressione baby squillo, ragazza squillo, cioè è una violazione dell'ordine deontologico, non si può più usare. Chi la usa viene sanzionato, sarà sanzionato, questo dal 2016, però purtroppo si continua ad usare. Ed è straniante, no? Vedere plasticamente su una copertina l'uomo di successo e la ragazza, anche se minorenne, diciamo ingabbiata in questa figura stereotipata della donna vittima. Sulla stessa copertina. Sulla stessa copertina. La stessa copertina in basso a sinistra. In basso a sinistra. La stessa copertina che invece per la ministra Boschi sceglie di appellarla, non solo di appellarla al maschile, ministro, ma di relegarla al ruolo che diciamo la società patriarcale attribuisce alle donne,
E cioè quella di essere mamma, moglie. Infatti, qual è il sogno del ministro? Non della ministra, perché il ruolo femminile non viene riconosciuto. Il sogno del ministro è quello di sognare un compagno e dei figli. Quindi, sì, vabbè, faccio la ministra, mi chiamano ministro, quindi non mi riconoscono il ruolo in quanto donna, eccetera. Ma in verità il mio sogno è quello di rimanere a casa a fare la mamma. E quindi si ripropone sempre lo stesso stereotipo. E arriviamo a Cecchettin, al femminicidio di Cecchettin, e parto dalla fine. Parto dalla fine perché volevo farvi vedere anche il percorso che facciamo come giornaliste, sensibilizzando la categoria e quindi anche andando a denunciare articoli che violano le norme deontologiche. I giornali si sono accanniti contro la sorella Elena Cecchettin, con il suo appello, poche parole dette bene, è riuscita a mobilitare decine di migliaia di persone sui social, ma anche in presenza, perché ai funerali c'erano 10.000 persone. E ha identificato benissimo il problema, come non siamo riuscite a fare in questi anni. In maniera così incisiva. E i giornali, alcuni giornali, ma tanti anche sui social, si sono accaniti contro Elena perché Elena Cecchettin ha usato le parole giuste, ha usato delle parole che sono parole di potere. Ma quale potere? Quello della decostruzione del linguaggio. Ha usato le parole giuste per dire non è un mostro, ma è uno di noi. Non è un bravo ragazzo di famiglia, ma è un uomo femminicida. E alla radice di questo fenomeno c'è una cultura diffusa, che è la cultura patriarcale, che vuole la donna relegata nei ruoli subalterni e quindi una donna senza voce e senza indipendenza economica, non a caso da uccisa, no? Prima della laurea. Una donna senza voce, ricordiamoci i TG, donne indistinte, massa. E quindi ecco le truppe cammellate di chi invece non vuole mettere in discussione quella cultura, che si accanisce contro Elena. Gli articoli sono terribili. Esposto della CPO, della Commissione Pari Opportunità, della Federazione Nazionale della Stampa, con l'Ordine, con l'USIGRAI, cioè il sindacato della RAI, con Giulia giornaliste, quindi esposto, perché abbiamo, no, la possibilità di fare gli esposti e quindi di chiedere all'Ordine che sanzioni chi utilizza quel tipo di linguaggio e quindi facciamo questo tipo di attività. Si fanno gli esposti e vengono sanzionati i colleghi e le colleghe che non utilizzano il corretto linguaggio di genere, soprattutto in situazioni delicate, poi, no? Femminicidi, quando si parla di minori, quando si parla di migranti, quando si offendono le persone. Ecco, questo è lo strumento che noi abbiamo e lo esercitiamo. E questo, ho preso alcuni titoli proprio per farvi vedere l'evoluzione della rappresentazione del femminicidio di Giulia Cecchettin. All'inizio questi due fidanzati, ex fidanzati, scomparsi dopo essersi visti, ho preso Treviso Today perché è, diciamo, un giornale della zona. All'interno già si danno dei dettagli del testimone, eccetera, però si continua a titolare come su una fuga romantica. Quando poi viene arrestato il femminicida, l'assassino, si scrivono articoli empatici verso il femminicida, reo confesso, e molti giornalisti continuano ad usare l'espressione presunto, anche se è reo confesso, senza nessun motivo. Incontra i genitori in carcere, l'abbraccio e le lacrime, non volevo ucciderla, ma devo pagare tutto fino alla fine. Ecco, non volevo ucciderla, quindi si dà voce alla versione del femminicida, quindi si sta costruendo già la difesa, no? Ma l'unica che è la vittima non può parlare, la versione della vittima non c'è mai.
Invece, la nostra deontologia ci dice di dare la versione della vittima. Volevo farla finita, non ho avuto coraggio, ho vagato questi 7 giorni, quindi empatia totale. Ecco la responsabilità sociale. Ecco la responsabilità sociale, ecco la responsabilità dei giornalisti, sono affranto, voglio pagare. Questa invece è la copertina di oggi. E quindi ho voluto portarvi la copertina, secondo me è più bella. Manifesto è meraviglioso, insomma, le copertine di Manifesto fanno veramente scuola e fanno storia. E qui è bellissima perché riprende una antica locuzione del femminismo degli anni 70, il personale è politico, cioè le donne sono, per il fatto stesso di essere donne, con il loro corpo, con la loro vita, rappresentano già una posizione politica. Poi possono anche fare di questa presenza nella società con il loro corpo, con la loro mente, con la loro conoscenza, una presenza politica, possono farla. Quindi possono diventare testimoni di un vissuto e quindi coinvolgere le altre donne e quindi fare rete. Ma partendo sempre dal personale, perché siamo oggetto di sguardo? Siamo soggetti rappresentati in maniera subalterna da sempre e siamo soggetti trattati nelle istituzioni, nel lavoro, nella società, nelle rappresentazioni mediatiche come soggetti subalterni. E quindi il nostro stesso essere qui diventa una testimonianza politica. E mi è piaciuta molto questa copertina di manifesto, sia perché richiama quest'antico claim, slogan delle femministe degli anni 70, il personale è politico, e sia perché ha tolto il verbo e ha messo una congiunzione riferendosi all'esperienza, al discorso del papà di Giulia Cecchettin, che dal suo personale ha fatto, dalla sua esperienza personale, ha tratto una testimonianza che diventa un posizionamento politico rispetto a quello che si deve fare per contrastare la piaga del femminicidio che, come abbiamo detto, ha radici culturali. E quindi mi piaceva, diciamo, chiudere con questa copertina, questo discorso sulle parole. Ti ringrazio tantissimo, hai confermato ogni aspettativa, anzi superata, direi, e anche coloro che sono ancora in linea in una misura impressionante dimostrano. Ecco. Mi piace che lei combatte, ci crede, nonostante io abbia la sensazione adesso di una realtà virtuale che è la realtà che viviamo in realtà. Cioè, noi stiamo vivendo una realtà che ci vogliono, che hanno costruito altri per noi, che noi però abbiamo la responsabilità e non il potere di decostruire, come hai detto tu, e di comprendere oltre le parole e di usarle nel modo appropriato. E questa responsabilità io credo che sia soprattutto in capo alle donne, perché siamo le prime a discriminare le altre donne. Questo è vero, però attenzione a non caricarci come facciamo sempre anche di responsabilità che non abbiamo. E ritorno al femminicidio di Giulia Cecchettin. Si dice, si scrive che questi ragazzi non sono adeguatamente formati, educati dalle mamme. No, quei ragazzi hanno un papà e una mamma, hanno una famiglia, hanno la scuola, hanno i compagni, hanno le istituzioni, hanno una rete sociale. Quindi attenzione a non fare doppia vittimizzazione pure su noi stesse, quando diciamo che quei ragazzi che hanno fatto stalking, che hanno ucciso o che
hanno commesso un reato non sono stati adeguatamente formati dalle mamme, perché stiamo ancora una volta facendo doppia vittimizzazione sulle donne e quindi stiamo perpetuando uno stereotipo. Attenzione, attenzione quando diciamo anche, non sono le donne le prime a discriminare, Anche questo. perché le donne non sanno andare d'accordo, le donne litigano. No, attenzione, è una rappresentazione che fa comodo, una rappresentazione delle donne che fa comodo a chi vuole perpetuare quel tipo di cultura. E purtroppo, se non ci decostruiamo noi, non siamo capaci di individuare quei segnali all'interno del discorso pubblico. Certo, lo stesso, per questo io dico che Esattamente. oggi hai mostrato oltre le parole che c'è un significato, che è sconosciuto a noi stessi. È sconosciuto a noi stessi. E quindi è un lavoro che va fatto su di noi, e sapendo già che ci sarà tantissima resistenza da parte degli uomini. Ci sarà la resistenza, perché anche gli uomini più illuminati, così come noi, sono inconsapevoli di quante strutture e sovrastrutture reiterano di tipo sessista, maschilista. Vanno analizzate e decostruite a partire dal linguaggio. E vi voglio fare vedere un'altra cosa per dimostrare che quella responsabilità sociale poi si traduce in azioni concrete che vanno a cambiare la rappresentazione sui media, vanno a cambiare le parole. Ecco, questo è quello che viene definito il manifesto di Venezia. Io sono una delle estensore di questo manifesto, che è stato emanato nel 2017. Da Giulia Giornaliste insieme a USIGRAI, la CPO della pari opportunità della federazione, il sindacato dei giornalisti del Veneto, ed è un manifesto che in 10 punti dà delle indicazioni precise proprio riguardo al femminicidio, quindi come usare le giuste parole, quali, quando si parla di violenza di genere in generale e di femminicidio. Questo manifesto di Venezia, che è appunto stato sottoscritto da migliaia di giornaliste ed è una linea guida, diciamo, non è un codice deontologico, è uno strumento che noi abbiamo messo al servizio. Abbiamo messo al servizio delle giornaliste e dei giornalisti dicendo: noi abbiamo fatto questo lavoro, aderite, sottoscrivetelo e fate in modo che venga usato nelle redazioni. Eravamo nel 2017, dopo anni di lavoro, questo è il manifesto, anche qui tutti i punti li trovate online e diciamo raccontano un po' per punti quello che ci siamo dette e i giornalisti si impegnano per una informazione attenta, eccetera, e poi ci sono delle cose molto dettagliate per rappresentare al di fuori di stereotipi e pregiudizi le donne. E questo manifesto viene inserito nel contratto di servizio della RAI. Quindi viene assimilato e diventa un obbligo per i giornalisti RAI seguire quel tipo di indicazioni. Quindi vedete come agiamo in profondità, no? Però avete anche visto, vi ho fatto vedere prima, nonostante il contratto di servizio della RAI includa il manifesto di Venezia, avete visto i titoli della RAI sul femminicidio, erano terribili, empatici rispetto all'assassino. Tantissimi corsi di formazione, quindi cambiamento del linguaggio dal basso, proponiamo un cambiamento del linguaggio dal basso e arriviamo al 2020, fine 2020. Esecutivo dal 1 gennaio 2021, l'Ordine Nazionale dei Giornalisti inserisce un nuovo articolo, il 5 bis, all'interno del testo unico deontologico dei doveri del giornalista. L'articolo 5 bis sintetizza, incorpora, fa suoi e li propone proprio come articolo all'interno del testo unico tutti i concetti che avevamo proposto con il manifesto di Venezia. Quindi,
quei principi ispiratori diventano legge. Quindi dal 2021 chi, il giornalista, la giornalista che viola, che non rispetta quel tipo di linguaggio, che non usa il corretto linguaggio di genere per le vittime di violenza, quando si parla di violenza, quando si parla di donne vittime di violenza, di femminicidi, quando non usa il corretto linguaggio è sanzionabile perché il frutto del nostro lavoro è diventato legge deontologica, fino alla radiazione. E quindi questo è un lavoro che si fa nel profondo, nel profondo. Chiarissimo, ci ha dato molti spunti anche per il nostro codice deontologico. Esatto. Eh sì, anche negli scritti c'è scritto, c'era di tutto e c'è ancora di tutto. Va bene, ti ringraziamo moltissimo, ringraziamo coloro che sono ancora presenti da casa e realmente presenti. Grazie infinite a Grazie a voi. Marilu, a presto ritrovarti. Grazie, grazie. Arrivederci. Come si chiude? Allora, andiamo qua intanto. Mi aveva fatto vedere. La X. Ma qui poi si chiude solo Si la. chiude solo qua. Forse la crocetta rossa. Ah, ecco. Abbandonare, ecco.